una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un titolo edito da Bao Publishing, scritto e disegnato da Jen Huang. Il fumetto in questione è Il principe e la sarta. Stavo aspettando con un certo entusiasmo questo titolo perché mi aveva incuriosito dal momento in cui era stato annunciato. Avevo letto in diverse occasioni di questo fumetto sull'internet e non lo avevo inquadrato bene, vale a dire che avevo capito di che cosa parlava, però non ero riuscita ad immaginarmi il modo in cui lo faceva e sono rimasta piacevolmente sorpresa. Adesso vi dico perché. Ma di che cosa parla Il principe e la sarta? Francée è una ragazza che è una sarta. Il suo sogno è quello di diventare una stilista, però lavora in una sartoria di Parigi che si occupa di confezionare vestiti per le dame più abbienti della città. Ed in particolare la storia comincia nel momento in cui questa sartoria è in fermento, perché stanno confezionando i vestiti per un ballo particolare. È a Parigi il principe del Belgio, Sébastien, e ha indetto questo ballo perché è alla ricerca di una moglie. In questa occasione la nostra sarta deve confezionare un vestito piuttosto eccentrico, piuttosto particolare per una dama, ed è un vestito che fa scalpore perché è completamente lontano da tutti quelli che sono i canoni di eleganza dell'epoca e sconvolge completamente gli invitati al ballo. Tanto che attira l'attenzione di una misteriosa persona in particolare che il giorno dopo manda un suo servitore proprio alla sartoria in cui lavora Francée per chiedere di lei e le offre un posto di lavoro. La ragazza accetta, ma non sa di che cosa si tratti esattamente questo lavoro. Sa che deve confezionare dei vestiti per una persona, ma non sa per chi. All'inizio l'identità di questa persona rimane misteriosa fino a quando lei non scopre che il suo nuovo datore di lavoro non è altro che il principe Sébastien, che ha una passione un po' particolare, quella di fare il crossdresser. Infatti a lui piace vestirsi da donna. Ama in particolare gli abiti e la moda e gli piace interpretare questa donna a cui ha dato il nome di Lady Crystallia, che è poi la donna dai capelli rossi che si vede nell'illustrazione di copertina. Comincia così una storia che è una storia molto particolare, perché stiamo parlando di un ragazzo che è un principe, quindi è il futuro erede al trono, alla morte del padre dovrà prendere il potere, ma che non riesce a vivere serenamente quella che è la tradizionale vita di corte, perché ha questa passione smodata per i vestiti da donna e l'interpretare questo personaggio, che è una donna estremamente affascinante, ha un grande carisma, riesce a intrattenere le persone attorno a lei, fa cadere ai suoi piedi tutti gli uomini. A lui piace interpretare questo ruolo. Viste le premesse, ed è qui la questione che vi avevo posto all'inizio della video recensione, si potrebbe quasi pensare che questa sia una storia legata anche all'orientamento sessuale del personaggio. Ma così non è, perché il tema centrale è quello dell'accettazione di se stessi nel senso più ampio, di riuscire ad accettare l'essere se stessi e a comportarsi come ci si sente di doversi comportare senza tener conto del giudizio degli altri. L'utilizzare un personaggio come un principe rende questa cosa estrema, perché la vita di corte è legata a tutta una serie di riti e di comportamenti particolari che bisogna seguire, e lui è completamente fuori da questi schemi e decide di abbracciare quella che è la sua grande passione, e all'interno di questo fumetto appunto imparerà ad accettare quello che ama e a fare in modo che le persone attorno a lui lo accettino per ciò che è, per ciò che lo rende felice. Il messaggio forte di questo fumetto è proprio il fatto di riuscire ad essere puramente se stessi senza più pensare a quello che è il giudizio degli altri, perché l'unica cosa che separa i protagonisti di questa storia dalla felicità è proprio il timore del giudizio. E si arriva ad un punto della vita in cui si deve comprendere che non vale la pena perdere tempo pensando al giudizio degli altri, della società in questo caso, vista poi la passione particolare di questo personaggio. Come dicevo, credo che il messaggio riesca ad arrivare al lettore in modo molto più forte proprio per il fatto che la sessualità di Sébastien non è un argomento affrontato. Lui potrebbe essere chiunque, sostanzialmente. Questo rende il messaggio ancora più forte, a mio parere, perché ogni lettore
può rivedere in quello che è il suo cruccio, in quelli che sono i suoi freni che gli impediscono di essere ciò che è davvero, può rivedere in quei freni quella che è la sua esperienza personale, così da poter godere in modo più intimo e più stretto della storia che Jian Wang ha deciso di raccontare. E questa non è l'unica tematica all'interno di questa storia, perché dall'altra parte invece abbiamo questa ragazza molto giovane che fa la sarta e che ha un sogno estremamente ambizioso, perché viene da quelli che sono gli strati più bassi della società, ma vorrebbe diventare una grande stilista. Questa passione fortissima, e la vediamo nel corso di tutto il fumetto, per seguire il suo sogno e a provare anche lei una passione fortissima per ciò che fa. Le due passioni di questi personaggi vanno ad unirsi e creano anche una bella storia d'amicizia. La nascita di un sentimento reciproco molto tenero che rendono dolcissimo tutto quanto il fumetto. Vi faccio vedere un paio di tavole perché anche lo stile di disegno è molto accattivante. È uno stile di disegno piuttosto cartunesco, lo vediamo in realtà già dall'illustrazione di copertina, ed è ricchissimo di colori. In particolare è bellissima la cura dei dettagli dei vestiti. La sartoria è un elemento naturalmente che fa da collante a tutte quante le vicende, quindi ci sono tantissimi abiti che vengono mostrati con una certa dovizia di particolari e non solo, perché anche le ambientazioni sono tutte piuttosto curate e c'è una particolare cura in quelli che sono i dettagli che riguardano proprio il lavoro della sarta, che rendono appunto molto preziose queste tavole. In più, ogni capitolo, ed è carino anche questo dettaglio, è aperto con un disegno di un cartamodello, un altro appunto degli oggetti usati dalle sarte. Io sono rimasta davvero colpita in modo positivo perché è una storia ben costruita, con un ritmo piuttosto sostenuto in cui ci sono vari momenti divertenti, così come diverse occasioni in cui c'è una certa tensione, insomma, si finisce con l'emozionarsi inevitabilmente. Io, come al solito, vi ringrazio di aver guardato questa video recensione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, Bad Taste!